Restiamo sempre all'Aquila in quanto a 8 giorni dal decennale del sisma ci si interroga sul futuro e le prospettive del capoluogo di regione. Abbiamo in collegamento in diretta il nostro Luca Pompei in compagnia dell'avvocato Pier Giorgio Merli. Buongiorno Luca, a te la parola. Buongiorno a te Fabio, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, noi oggi insieme al collega Diego Martelli siamo all'Aquila per girare del materiale che costituirà una puntata speciale di In Cronaca che andrà in onda il 4 aprile alle 22.30, proprio a 2 giorni dal decennale. E come dicevi giustamente tu, siamo qui all'Aquila anche per tastare il polso di una città che insomma a distanza di 10 anni è ripartita. Non è ripartita, ma non solo da un punto di vista della ricostruzione vera e propria. Alle nostre spalle state vedendo quante gru ci sono. Noi tra l'altro siamo sul ponte Belvedere e alla nostra destra il nulla di quello che doveva essere ed è stato per tanti anni lo storico Hotel Duca degli Abruzzi. Con Pier Giorgio Merli che oltre ad essere un noto avvocato è una delle espressioni culturali più importanti di questa città, vogliamo proprio riflettere su questo, su quello che dicevi tu da studio Fabio, la vita di tutti i giorni all'Aquila, il tessuto sociale, economico, le relazioni, i momenti di aggregazione, insomma a distanza di 10 anni che città è quella dell'Aquila? È una città che ancora rimane difficile, problematica perché come tutte le città di provincia che vivevano il centro a loro volta, si è perso questo e si è perso il momento di aggregazione. È una ricostruzione difficile, però lentamente, io sono certo non è solo il sole di oggi che dà buon umore, ma vedo dei segnali, c'è un tessuto che reagisce, l'Aquilano ha mostrato una grande elasticità, una voglia comunque di rimettersi in gioco, ogni tanto un po' di sconforto ci sarà anche, c'è sicuramente, ma in ogni caso dei segnali ci sono. Indubbiamente il momento storico non è dei migliori perché la crisi è una crisi economica, è una crisi di identità, di punti di riferimento culturali e sociali che investe un po' tutta la nazione e noi all'Aquila poi abbiamo l'aggravio, l'enorme aggravio determinato dal terremoto. Ecco, ci dicevi prima, il terremoto è giunto forse nel momento peggiore sotto l'aspetto economico di questo territorio. Di questo territorio ma anche dell'intera Italia fondamentalmente, perché certamente attraverso disponibilità economiche si riesce in qualche maniera a sopperire a tante esigenze, anche nei confronti verso la cultura, perché la cultura ha bisogno di denaro necessariamente. Devo dire che però le associazioni e gli enti che sono presenti sul territorio con grande sacrificio e talvolta quasi inventando e inventandosi sono riusciti e stanno cercando di colmare queste difficoltà. Non parlo solo dell'associazione culturale o della Barattelli o della Sinfonica o del Teatro Stabile, parlo anche dell'università, parlo di tutti coloro che portano e in qualche misura aiutano la cultura, la divulgano. Quindi sotto questo profilo, non, con tutte le difficoltà, ripeto, che ci sono, talvolta sono state anche difficoltà fisiche, di luoghi, la carenza di luoghi fisici dove potersi incontrare, sicuramente questo nella prima fase. Oggi non è tutto cambiato, non è tutto a posto, ci sono ancora dei bisogni, però oggi comunque un cambiamento timido ma a sua volta anche sensibile si avverte. In conclusione, Pier Giorgio Merli è stato protagonista in questi anni di una serie di operazioni culturali anche per mettere in evidenza la città dell'Aquila, soprattutto operazioni legate a una sorta di film commission che stanno avendo dei bei risultati, un piccolo contributo ma importante.
Sicuramente, in questo senso c'è l'anteprima e il promo ormai è sul va in Rai tutti i giorni, c'è L'Aquila Grandi Speranze, non è una fiction sul terremoto, assolutamente. Il terremoto è quello scenario incombente che fa da legame a tutta la storia, con la sua carica di tragedia e di dolore e di difficoltà. La cosa buona di questa fiction è che comunque più che raccontare L'Aquila e il suo terremoto metterà L'Aquila agli occhi, sotto gli occhi della gente, perché comunque non si dimentichi soprattutto la lezione che ha dato, tragica lezione che ha dato questo terremoto. E questo credo sia l'elemento più importante, no Fabio? Il fatto che la gente continui a ricordarsi dell'Aquila e soprattutto avere ottimismo per il futuro. Fabio, avevi tu una domanda per l'avvocato Merli? Sì, io una curiosità. Ho vissuto all'Aquila per diversi anni, ho visto come il centro, i quattro cantoni, i portici per così dire, erano il cuore nevralgico della città. Se non sia stato un errore non riaprire subito gli uffici, le attività, le scuole nel centro storico della città per farlo tornare a pulsare e a vivere. Avvocato Merli. Ecco, una puntualizzazione da parte della collega Fabio Lussoso. Non è stato un errore far ripartire subito il centro storico con gli uffici, le scuole, in qualche modo per cercare di dare un segnale di vita a questa città? Beh, c'erano delle difficoltà innanzitutto oggettive, non poteva immediatamente ripartire, perché se anche si fossero identificati degli edifici utili a essere usati per gli scopi istituzionali, nel contempo intorno a loro c'erano situazioni di pericolo e quindi sicuramente di non fruibilità degli spazi. Sicuramente, guardate, partiamo da un presupposto: il terremoto capita inatteso, è in pochi secondi inginocchia una città o comunque un territorio. Nessuno può dirsi davvero pronto ad affrontare un terremoto, pertanto se anche ci sono stati degli errori, probabilmente nessuno li vuole negare, nessuno li vuole nascondere, anche perché magari sono anche in alcuni casi all'evidenza. Ciò non di meno, ecco perché è importante avere comunque i riflettori sulla città, sull'Aquila e su tutto il suo territorio, serve per imparare e per evitare che, ci auguriamo mai, ma laddove dovessero ripetersi tragedie legate a terremoto o altre catastrofi naturali, i medesimi errori non vengano rifatti. Grazie, grazie avvocato Merli. Fabio, grazie. Noi da qui, dal Ponte Belvedere, dall'Hotel Duca degli Abruzzi, e questa splendida giornata di sole, chiudiamo questo collegamento con tanto ottimismo da questo punto di vista. A te, grazie Fabio. A te Luca, grazie al tuo ospite Pier Giorgio, l'avvocato Pier Giorgio Merli.